Sweet Home Radio Genius. Ciao, sono Giovanni e sono al 38° giorno di distanziamento sociale. Come faccio? Intanto continuo a tenere le cuffie addosso anche quando sono in casa e ascolto qualcosa di tranquillo, tipo un vecchio cantautore, tipo Cat Stevens. E poi faccio quello che fanno tutti, sopporto questo maledetto periodo di quarantena, sopporto il virus. Che se da un lato la quarantena e il virus sono stati la causa ultima della situazione che sto vivendo, l'ultimo anello della catena per così dire, dall'altro però mi stanno permettendo di superare proprio il mio problema più grande di questo momento, la vergogna. O meglio, la paura della vergogna, che ho da tanto tempo, almeno da metà degli 8 anni che sono passati dalla morte di mio padre. Che cosa c'entra mio padre? Una delle cose più tristi che si fanno quando un caro muore, un anziano, è andare a casa sua con le buste dell'immondizia, quelle nere, quelle grandi, per riempirle delle cose del morto ormai inutili e buttarle via. Ma non tutte si buttano via, perché non tutte sono inutili per chi resta. Io 8 anni fa, tra le cose di mio padre, ho trovato un paio di pantofole nuove, ancora nella loro scatola. Quelle tipiche da pensionato di una volta, magnifiche, vera pelle marrone scuro e all'interno un tessutino morbido tra il rosa carne e il giallo itterizia. Il retro, dove poggia il tallone, è leggermente rialzato e un po' imbottito, che restituisce la spinta del pavimento di casa, e la cupolina che copre quasi tutto il dorso del piede, morbida ma non troppo, che la mattina è una specie di memoria che inspiegabilmente lo accoglie il piede con la stessa facilità con la quale lo rilascia al momento del bisogno. E non le devi trascinare, puoi camminare quasi normalmente, formano un tutt'uno con la pianta e fanno risuonare la casa con un ciabattio solo apparentemente fastidioso, un rumore che non dico sia piacevole, ma che è un altro modo di affermare un io sono qui, io sono qui, io sono qui, sottolineato a ogni passo, la cosa più comoda che ho mai indossato in vita mia, se pantofole. Ma 8 anni sono lunghi e i primi segni di cedimento si sono cominciati a vedere già da un po', da 3 o 4 anni appunto. Qualche filo tirato sotto la cupolina, il tessuto un po' liso, l'imbottitura che si rilassa, tante piccole cose che fai finta di ignorare. Ma come sostituirle? Ricomprarle? Perché è qui che arriva la paura della vergogna. Non sono vecchio, non mi sento vecchio. Una persona come me non compra pantofole da pensionato. Sono cose da vecchio, come comprare il carrellino per portare la spesa dal supermercato a casa. Mai, vergogna. Che cosa avrebbe pensato il commesso o la cassiera? E quelli dentro al supermercato o al negozio? Mai, mai, mai. Vergogna, resistente pantofolo, ho sempre pensato. Poi è arrivata la quarantena, l'abuso di questi giorni, sempre a casa, sempre con le pantofole addosso. E le cuciture superstiti di quella di sinistra che saltano tutte insieme. Ma se la quarantena è stato l'ultimo anello della catena verso la vergogna, è stato il virus che alla fine ha risolto il problema. La buona notizia è che sono qui al supermercato, alla Coop, e ce le hanno. Le ho già prese. L'ultimo paio, proprio un 45, la mia misura. E siamo tutti con le mascherine. Benedette, benedette mascherine. Non c'è paura, non c'è vergogna, nessuno mi riconoscerà. E cerco di coprirmi meglio. E comunque seppellisco le pantofole e il resto della spesa settimanale. E passo alla cassa. Sono semplicemente un ignoto con mascherina che invece non sono più Giovanni. E sono a 2 metri da tutti come al solito. Anzi, meglio, continuo a non parlare con nessuno. La vergogna per ora, per questa volta, è superata. Anche se le pantofole non sono di vera pelle, anche se so già che in una settimana saranno slabbrate e dovrò trascinarle con un cattivo pattinatore. Pago. Sono anche di pile termico e andiamo verso l'estate. Chissà mio padre cosa ne penserebbe. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot.
think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.